Pronto? Io spero che siamo in diretta. Buongiorno, vedo stanno arrivando delle persone che mi salutano. Angela, Mariella, Cecilia. Bene, ci sono, quindi Martina adesso sta arrivando, quindi penso che siamo in diretta, adesso c'è anche Angela, buon pomeriggio a tutti, ancora Cecilia, buon pomeriggio, Enrico Ballantini, ciao, ecco bene, questo è quello che aspettavo, che Enrico mi dicesse ciao, me lo dice ancora ciao, siamo in diretta, quindi possiamo partire, molto bene. Allora, grazie di essere con noi. Ci troviamo per la seconda volta per parlare di questa mia inchiesta che feci qualche anno fa e che è finita in un libro che eccolo qua, si chiama I grandi iniziati del nostro tempo, che presenta un certo numero, una ventina di figure, di quelli che chiamo veramente iniziati, cioè di personaggi che negli ultimi 2 secoli, diciamo, hanno dato dei nuovi impulsi alla conoscenza, ma io li ho chiamati i maestri del cammino interiore perché ci hanno rivelato aspetti della realtà che ancora non erano conosciuti o comunque non sufficientemente svelati. E 2 secoli fa un grande studioso francese che si chiamava Edouard Churet scrisse un libro che si chiamava I grandi iniziati, dove parlava dei grandi iniziatori di religioni, cominciando da Krishna, Mosè, per arrivare fino a Cristo, quindi un iniziatore di religioni, personaggi che ancora oggi veneriamo e che seguiamo. Seguendo un po' questa falsa riga, io ho scritto un libro presentando un certo numero di quelli che considero iniziati, però di oggi, che ci raccontano le loro visioni della realtà. In genere sono tutti personaggi che hanno avuto delle ispirazioni dall'oltre e che le hanno lasciate nei loro scritti. Scritti che molto spesso sono ben al di là del loro tempo e della loro cultura. E 15 giorni fa vi parlai di Emanuel Swedenborg, un grandissimo scienziato, lui è vissuto fra 6 e 700, un grandissimo scienziato che a 56 anni subì una metamorfosi, era uno svedese, era in contatto con tutti i più grandi scienziati dell'epoca, subì una metamorfosi attraverso visioni, sogni, eccetera, praticamente si trasformò in un veggente, veggente di una precisione tale per quello che riguardava la vita reale del suo tempo, che suscitò l'ammirazione anche di Immanuel Kant, il quale era suo contemporaneo praticamente, lo fece studiare e rimase talmente colpito dalle veggenze così precise che lui faceva che dedicò a lui un libro. E Swedenborg, precisissimo nelle vicende reali, ha scritto anche, e soprattutto che sono quelle che più ci interessano, tantissime cose con riferimento alla vita nel dopo. Ha scritto un libro in particolare che ha suscitato grandissimo entusiasmo in tutti i tempi, che si chiama Cielo Inferno. Io ho avuto la possibilità di tradurlo in italiano, è uscito con le edizioni Mediterranee qualche anno fa, e in questo libro lui descrive le visioni dell'oltre. Allora ci si chiede se era tanto preciso in quello che poteva essere controllabile, si può ipotizzare che lo fosse anche in quello che non è immediatamente controllabile, cioè in quello che succederà dopo la morte. Lui ha delle visioni straordinariamente interessanti e quello che a me ha colpito, perché vado sempre alla ricerca di coincidenze, di confluenza, di testimonianze, quello che mi ha colpito nelle visioni di Swedenborg è la descrizione dell'immediato oltre, l'immediato regione, chiamiamola così, che ci accoglie dopo la morte, regione che lui descrive negli stessi termini cui la descrivono quelli che oggi vivono una NDE, una Near Death Experience, un'esperienza in punto di morte. Cioè Swedenborg racconta come subito dopo la morte ci si trovi in una regione di luce, una regione fatta di amore, di colori, di musiche, dove si viene accolti con grandissimo affetto e amore da chi ci viene incontro, che può essere una figura religiosa o persone care morte precedentemente, si rivive la propria vita.
la si valuta secondo un metro particolare da soli, non c'è nessuno che ci giudichi, l'anima è in grado da sola di valutare quello che ha fatto con la massima oggettività. E queste descrizioni di Swedenborg, che io ho detto veramente un telegramma, sono identiche a quello che dicono oggi i rianimati. Quindi questa coincidenza mi ha veramente colpito e mi fa pensare che Swedenborg veramente ricevesse, lui scriveva automaticamente, riceveva queste informazioni e scriveva. Parliamo oggi di un altro personaggio che è vissuto un secolo e mezzo dopo, cioè è vissuto dal 1800 al 1864. Swedenborg era svedese e questo invece era austriaco. Era austriaco, viveva in una zona, in un piccolo paese che allora faceva parte dell'Austria, ma che oggi è in Slovenia, comunque di lingua tedesca anche lui. Jacob Lorber si chiama questo personaggio. È un personaggio modestissimo che ebbe una vita straordinaria e anche lui, anche nei suoi scritti, si ritrovano delle coincidenze diverse da quelle di Swedenborg che poi vi farò notare. Ecco, per introdurlo, io vorrei leggere una frase molto interessante che il mistico tedesco, vissuto tra 5 e 600, scrisse con riferimento a se stesso, alle scritture che lui riceveva ispirato da Dio. E la frase è questa: Dio, per manifestare i suoi misteri, si serve talvolta delle persone più insignificanti, affinché risulti tanto più chiaro che tutto viene soltanto dalla sua mano. Io non ho fatto altro che trascrivere ciò che Dio mi ispirava. Allora, Behmes, che è un mistico stimatissimo dalla Chiesa anche al giorno d'oggi, scrive questo di sé, cioè lui dice che, in poche parole, che Dio, per far capire che le ispirazioni vengano da lui, le trasmette a persone modeste che da sole mai avrebbero potuto scrivere, non a dei saggi, a dei sapienti, a dei mistici, le manda a delle persone molto semplici, così che si capisca che viene, non possono venire da loro e vengano da un'altra fonte che è quella divina. La stessa cosa si può dire di Jacob Lorber. Jacob Lorber, che è stato un personaggio dal punto di vista della vita sociale, della vita professionale. Lui nacque, appunto, vi dicevo, in quella che oggi è Slovenia, al tempo era Austria, e che da una famiglia di tradizione contadina, una famiglia modesta, di gente molto per bene, che coltivava da solo il proprio podere. C'erano tre figli maschi, lui era il maggiore, e i genitori, per quanto modesti fossero, cercarono di dare ai figli la migliore educazione possibile. Il papà, che oltre che contadino, era un musicista nato, aveva una grandissima attitudine per la musica, suonava parecchi strumenti e anche con questi guadagnava qualche cosa perché faceva piccoli concerti, addirittura veniva invitato spesso al palazzo del signore del posto, il quale aveva lì una sede e si tratteneva lì nell'epoca della vendemmia, era una zona di viti, di vigneti, e quindi era stimato e faceva questo. Il figlio maggiore, Jacob, fu fatto studiare perché diventasse maestro elementare, però lui da solo, con l'aiuto del padre, imparò a suonare diversi strumenti. Era anche lui molto portato per la musica, in particolare pianoforte e violino. Anzi, una delle grandi gioie, delle poche grandi gioie della sua vita fu l'incontro con Paganini. Paganini una volta andò a Vienna e si esibì a Vienna, lui era già grande, un ragazzo di 20 anni, lo raggiunse a Vienna con grandi sacrifici e sforzi e addirittura si fece dare alcune lezioni da Paganini. E questo fu, diciamo, uno degli exploit della sua vita, perché ebbe 3-4 lezioni da Paganini. E fondamentalmente lui preferì non essere maestro elementare, ma preferì dare lezioni di violino e di pianoforte, tenere piccoli concerti qua e là, ebbe una vita molto tranquilla in questo piccolo paese dove viveva e non si sposò mai, rimase sempre scapolo e visse sempre un po' di espedienti, nel senso che faceva qualche concerto, faceva lezioni private, non aveva un reddito stabile, ecco, però viveva da solo, i genitori erano mancati e non aveva grandi necessità. A un certo punto, quando lui ebbe 40 anni, cioè nel 1840, ricevette una chiamata che significava per lui la sistemazione per il resto dei suoi anni, cioè lo chiamarono da Trieste ad essere secondo maestro di cappella, come musicista naturalmente. E questo era veramente per lui una straordinaria occasione, perché voleva dire la sistemazione per tutta la vita. Quindi lui stava
preparandosi a trasferirsi a Trieste, ritenendo che sarebbe stato un trasferimento definitivo per tutta la sua vita, quando una mattina svegliandosi, lui era molto religioso, faccio una piccola parentesi, era molto religioso e la sua unica lettura era la Bibbia. In casa sua non si trovarono altri libri che quelli. Lui pregava molto e leggeva molto volentieri la Bibbia. Non era un uomo di lettura, in casa sua non c'erano libri, questo fu constatato successivamente quando cominciò a scrivere quello che poi dirò. Quindi una mattina lui si sveglia. Dice la sua preghiera, questo era il momento in cui lui diceva la prima preghiera, prima ancora di uscire dal letto, e mentre sta per uscire dal letto sente una voce che gli parla nella zona del cuore, lui disse, e che gli diceva: prendi il tuo stilo e scrivi. Allora si scriveva con la penna d'oca, quindi prendi il tuo stilo e scrivi. Lui si alza, prende la penna, si siede e scrive delle parole che adesso vi riferisco, molto auliche, che sono queste. Così parla il Signore per ognuno, e ciò è vero, sicuro e certo. Chi vuol parlare, e io gli porrò la risposta nel cuore. Però soltanto i puri, coloro il cui cuore è pieno di umiltà, udranno il suono della mia voce. Ecco, lui scrive e si rese conto che dall'alto gli veniva affidato un compito che non era conciliabile col suo trasferimento a Trieste. Per cui, senza batter ciglio, rinunciò al trasferimento a Trieste, che era in realtà il coronamento di una vita di sacrifici, di studi, eccetera, e visse da allora molto modestamente, dando qualche lezione di pianoforte, di violino, giusto per mantenersi, e da allora lui scrisse quotidianamente, ore e ore, quello che la voce gli dettava. La cosa straordinario è che questa voce parlava in prima persona e quello che veniva dettato veniva scritto con la lettera maiuscola, io oppure me. Quindi lui ritenne sempre di essere il Signore, che fosse il Signore stesso a parlare attraverso di lui. Allora lui condusse una vita da allora di grandissima modestia, visse altri 24 anni, no? Non visse moltissimo, però per 24 anni lui dedicò la sua giornata alla scrittura. Lui raccontò che sentiva questa voce nella zona del cuore che gli parlava e lui si limitava come a scrivere sotto dettatura. Gli riusciva benissimo anche dettare ad altri, anzi meglio, perché così non aveva il pensiero di scrivere. Infatti lui ebbe dei buoni amici che lo stavano, guarda, che lo assistevano, gli stavano vicino e con stupore notavano come quest'uomo che non aveva mai scritto niente, che non aveva libri in casa, che non aveva niente che potesse sostenerlo in questa scrittura, scrivesse queste cose straordinarie di cui poi diremo. Lui usava una scrittura, quella che noi chiamiamo automatica, che ne abbiamo già parlato a proposito di Swedenborg, una scrittura che ha la caratteristica di non avere correzioni. Lui scriveva, chi ha lasciato delle descrizioni di lui come scrivente, come lo vedevano, raccontano che lui stava tutto assorto, come se sentisse, in effetti sentiva una voce dentro di sé e scriveva senza fare mai pausa, senza fare mai una correzione. Si sono conservati tutti gli originali degli scritti e possono essere, perché c'è in Austria una fondazione che è dedicata a Jacob Lorber, che pubblica le opere, eccetera. Cominciano ora qualcosa a essere tradotto anche in italiano. E appunto gli scritti si constata che sono perfettamente integri e senza nessun tipo di correzione. Adesso se trovo. Ecco, c'è una descrizione che vale la pena di essere letta del suo amico, si chiamava Ritter von Leitner, che era un poeta, che andava a trovarlo tutti i giorni, stupito di questa metamorfosi di quest'uomo e di questo diverso modo di esprimersi, che lui mai aveva scritto, come dicevo prima. E vedi come lui lo descrive. Lorber iniziava il suo lavoro di scrittura, che rimase sempre il compito principale della sua vita, quasi quotidianamente al mattino, prima della colazione, che non di rado nel suo zelo neppure toccava. Mentre scriveva, era seduto, in genere con un berretto in testa, a un tavolino d'inverno vicino alla stufa, e faceva continuamente lavorare la penna, completamente concentrato in se stesso, mediamente veloce, ma senza mai fare una pausa per meditare o correggere qualcosa, proprio come fa chi scrive sotto dettatura. Per
Parecchie volte affermò di aver avuto, mentre scriveva ciò che la voce gli dettava, anche la visione figurativa di quanto udiva. Stando a ciò che l'orbe stesso affermava, gli riusciva più facile comunicare quello che percepiva interiormente se poteva esprimerlo verbalmente a un altro. E infatti dettò ad alcuni amici singoli brani e persino alcune opere di centinaia di pagine. Nel far questo stava seduto accanto allo scrivente, guardando tranquillamente davanti a sé, mai inceppandosi nel discorso né modificando una frase o anche soltanto un'espressione. L'orbe era scritto: in 24 anni, lui scriveva a penna e naturalmente a mano, siamo nell'Ottocento. Una volta stampate, trascritte e stampate queste opere sue, dopo la sua morte, sono risultate di oltre 10.000 pagine, quindi un lavoro immenso ha fatto in questi anni. E sono queste tantissime opere che in Germania, sono in paesi di lingua tedesca, sono molto diffusi, appunto che esiste una società Lorber, esiste una rivista che io ricevo regolarmente, visto che il tedesco lo leggo, e che quindi denota un notevole movimento. A me Lorber fu fatto conoscere anni fa da un giornalista tedesco, Helmut Hoffmann, che viveva allora a Firenze, che ne era un grandissimo estimatore, mi fece dato che appunto potevo leggere il tedesco, mi fece conoscere queste opere, quindi tradussi qualche cosa, maggiormente informata, e ho letto. E quindi 10.000 pagine stampate, sono tante. Allora, vi dicevo, ho accennato prima che i testi dettati all'orbe sono in prima persona e l'orbe rimase sempre convinto che ispirarlo fosse il Signore stesso. Infatti, scrivendo a un suo amico, spiegò in che modo componesse le sue opere. Questo è anche interessante. Quanto alla parola interiore, a come cioè io la percepisca, posso dire soltanto che sento pronunciare la parola santissima del Signore sempre nella zona del cuore, come un pensiero chiarissimo, luminoso e splendente. Nessuno, anche se vicinissimo a me, può sentire questa voce misteriosa, che per me risuona più limpida di qualunque altro suono materiale, per quanto forte esso sia. Questo è tutto quello che posso dire riguardo la mia esperienza. Ecco, è commovente, leggendo le poche cose che lui ha lasciato scritto, con riferimento a se stesso, l'accettazione con cui lui ha accolto questo che gli veniva e che veniva a interrompere un progetto di vita che per lui era meraviglioso. Quindi anche il sacrificio che lui ha fatto, tanto forte era il convincimento della origine di questa voce. Allora, dicevo prima, Lorber è vissuto altri 24 anni e ha dedicato tutto il suo tempo a questo. Non si sposò mai, rimase sempre in questa piccolissima modosi da vivere, dando poche lezioni di proprio il minimo indispensabile per campare. Anzi, negli ultimi anni, che fu abbastanza malato, ebbe momenti di indigenza e gli amici lo soccorrevano in vario modo, lo aiutavano, gli portavano cibo, vesti, eccetera. Allora, vediamo che cosa ha scritto. Cosa ha scritto allora? Perché questa è la cosa che ci interessa. Sono denominati i suoi scritti globalmente Nuova Rivelazione, cioè parlano della, adesso leggo qualche cosa perché non voglio dimenticare di dire, perché è importante vedere quello che ha scritto. Cioè, questi scritti parlano della creazione, illuminano il progetto di Dio per la salvezza. Questo è l'unico che io conosca che abbia esposto un progetto così vasto e così chiaro, divino, per la nostra salvezza, il perché del nostro essere qua. Ampliano i Vangeli senza sostituirsi ad essi e contengono una infinità di notizie che si riferiscono a un'epoca lontana, cioè alla nostra, notizie che noi soltanto oggi possiamo capire. E sono soprattutto affermazioni di tipo scientifico, relative all'astronomia, alla fisica, alla medicina, all'atomo, alle più avanzate conquiste della scienza e della tecnica, cose che al tempo di Lorber nessuno capiva, perché, ripeto, siamo alla metà dell'Ottocento, quindi quasi 2 secoli fa, ma che risultano molto chiare al giorno d'oggi. Infatti, all'orbe, ho accennato anche prima, fu dettato che l'opera sua era per la gente del 2000. E adesso do qualche esempio delle cose che lui ha scritto, ha previsto. Lui parlò, per esempio, del doppio carattere corpuscolare e ondulatorio della luce, una cosa che gli scienziati hanno scoperto solo in tempi molto recenti, certamente più di un secolo dopo la morte di Lorbe. Spiegò le cause della formazione della luce bianca, violetta e rossa, in un'epoca in cui queste conoscenze erano proprio di là da venire.
previde l'invenzione di strumenti di cui oggi viene fatto uso comune, come radiotelegrafo, telescopio e radiotelescopio. Descrisse le galassie e gli immensi spazi cosmici, i quasar, la struttura dell'universo. Parlò dell'uomo primitivo e dei primi tempi della vita sulla Terra e quindi in qualche modo descrisse anche una sorta di teoria dell'evoluzione molto prima di Darwin. Predisse l'esistenza delle onde elettromagnetiche, che sono state scoperte da Hertz poi alla fine dell'Ottocento, cioè parecchi anni dopo la morte di Lorber, e utilizzate concretamente da Guglielmo Marconi solo nel Novecento. Al tempo di Lorber, tutte queste invenzioni, tutte queste profezie, tutte queste descrizioni naturalmente non erano capite e infatti, come ho già accennato, erano queste cose per l'uomo del 2000, ma dice perché per l'uomo del 2000? Perché solo l'uomo del 2000 avrebbe potuto capirle, avrebbe potuto capire che 200 anni prima, o quasi 200-180 anni prima, nessuno avrebbe potuto prevedere un'infinità di cose. Io l'ho detto in 2 minuti, ma sono libri e libri che parlano dettagliatamente della luce, di come è formata, di tutte queste invenzioni che sarebbero venute, e che allora erano veramente, non era inventato neanche il motore all'epoca, quindi siamo veramente molto molto lontani da tutto quello che oggi ci fa capire. In fondo, queste descrizioni erano per l'uomo del 2000, che avrebbe potuto capirle e avrebbe potuto stupirsi che 2 secoli prima un uomo semplice come lui, semplice musicista, avesse potuto scrivere cose di questo tipo. Allora viene il discorso che abbiamo in parte fatto anche, a maggior ragione anzi, che abbiamo fatto per Swedenborg. Per Swedenborg abbiamo detto, era un veggente così esatto per quello che riguardava la realtà terrena, abbiamo portato anche vari esempi di cose che lui vide, tra virgolette, in lontananza, le cose reali, eccetera, che si disse con Svedo, allora potrebbero essere reali anche le cose che ha detto a proposito del mondo spirituale. E a maggior ragione questo si può dire anche di Lorber, cioè se lui è stato così preciso a prevedere con tanto anticipo cose tecniche, scientifiche, che soltanto quasi 2 secoli dopo sono state scoperte e ritenute esatte, possiamo pensare che sia esatto anche quello che la voce, lo dico e lo scrivo con la lettera maiuscola, gli ispirò per tanti anni, quindi si fa questo discorso, se era esatto quello, può essere esatto anche quello che ha detto dopo, che cosa ha detto sul dopo e sulla vita dell'uomo e sul perché noi siamo qua. Questo è un discorso molto complesso che però a me piace molto e l'ho sintetizzato. E vorrei leggervi qualche cosa, un po' lo dirò, un po' lo leggerò perché voglio essere molto 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 precisa nel tempo che abbiamo. Globalmente il messaggio di Lorber è un messaggio di salvezza e di speranza per l'uomo di oggi, che vive lontano da Dio e che vive lontano dai valori religiosi ed è completamente immerso nella vita materiale, come se Lorber avesse potuto prevedere il modo in cui noi oggi viviamo. Allora, secondo Lorber, la materia, anche questo è un concetto tecnico, però ci si rifà a un concetto scientifico, anche alle cose spirituali, la materia, pensate che preveggenza, riferito ai suoi tempi, nel senso concreto del termine, non esiste, perché tutto è energia, gli fu dettato. Questo l'abbiamo scoperto che non è moltissimo, ovvero forza spirituale o divina, suddivisa in particelle infinitesimali, scintille di vita primigenia, affermazioni che concordano con le più recenti scoperte della fisica nucleare. L'intero universo, scrisse Lorber, sono parole sue, è costituito da queste particelle originarie che oggi chiamiamo elettroni o quanti, che altro non sono, scrisse Lorber, che pensieri divini resi autonomi. Dio, scrisse, fu detto a Lorber, è spirito eterno infinito, origine di tutto ciò che esiste. I suoi più alti attributi sono amore, saggezza e forza di volontà, quindi volontà creatrice. Il suo spirito pervade tutto l'universo e tale spirito emana da una sorta di sole spirituale e adesso ritorna. Questo centro di energia è eternamente attivo e creativo, quindi un enorme dinamismo, descrive Lorber nella creazione. Tutta la creazione è un gigantesco processo di evoluzione e perfezionamento dei pensieri e delle idee di Dio. Tale processo si svolge nel corso di periodi enormi, per noi inimmaginabili,
suddivisi da tempi di quiete. Scrive ancora l'Orbe, io proprio ho dovuto sintetizzare al massimo, che la creazione materiale visibile, quella di cui siamo confrontati e di cui facciamo parte, è stata preceduta dalla creazione spirituale. E qua ci si ritrova anche quello che è detto nelle Sacre Scritture. Dio ha creato a propria immagine grandi esseri spirituali, cioè i primi arcangeli, capaci di chiamare alla vita altri esseri spirituali simili a loro. Sorsero così legioni di esseri spirituali, gli angeli, ai quali era affidato il compito di operare in base al comandamento dell'amore di Dio e del prossimo. Essi erano tutti dotati del libero arbitrio. Questo è un discorso importantissimo. L'Orbe parla sempre del libero arbitrio come di una delle cose fondamentali. E una parte di loro, guidata da Lucifero, che è l'altro nome di Satana, cadde preda dell'egoismo e del desiderio di potere. Essi furono così banditi dalla presenza di Dio e fu per dare, questa è la chiave di volta, fu per dare inizio al loro volontario ritorno che fu creata tutta la creazione materiale. Poi vi leggerò il brano apposito. Questo grande processo di ritorno e redenzione è in base alle scritte di Lorber un segno dell'amore di Dio che tutto abbraccia. Lorber, parlando di questo progetto di Dio per il recupero della grande anima di Lucifero e di coloro che erano caduti con lui, delinea quindi una grande teoria evoluzionistica, l'ho accennato anche prima, in quanto si parla di forme di vita che dal regno minerale e vegetale si innalzano fino a quello animale e poi a quello umano. Quando il creato fu maturo al punto da poter comprendere la suprema manifestazione dell'amore divino, e fu capace di sviluppare il concetto di Dio Padre, il Signore scese la terra, minuscolo corpo celeste, per esprimere compiutamente la sua misericordia. Quindi un grandissimo progetto. Poi vi leggerò un brano. E poi nella persona del Cristo, di Gesù, Dio stesso venne a portarci il sacramento dell'amore. E lui dice: riti e professioni di fede sono poca cosa in confronto al progetto universale dell'amore, amore attivo, sempre amore disinteressato, amore puro. Nonostante gli insegnamenti di Gesù, però la maggior parte degli esseri umani giunge alla fine della vita in uno stato che è ben lungi dall'essere perfetto e quindi è nell'oltre che si compie questo processo di perfezionamento. Non è prevista alcuna punizione eterna, ma un processo dinamico che avviene nella vita dopo la morte, infinite possibilità evolutive e, se è il caso, l'Orbe non lo esclude, anche in un ritorno alla vita terrena. Quindi la dottrina delle molte vite, anche se non esistita, è affermata negli scritti di Orbe come possibile. Allora, da una delle opere più famose di Lorbe, che si chiama Il Grande Vangelo di Giovanni, viene descritta la Lucifero della sua caduta, che a me è piaciuta sempre in modo particolare, da cui discese dalla caduta di Lucifero tutta la creazione materiale. Quindi abbiamo già detto prima che in questo senso ritroviamo quanto scritto nei Vangeli, nella caduta, l'angelo caduto, Lucifero, che fornito da Dio di tutta la potenza ne fece un malauso, credette di poter accogliere in sé la divinità, di superarla, di potersi opporre, e poiché dotato del libero arbitrio, si oppose a Dio e fu da lì da Dio cacciato e relegato. Non abbiamo un'idea esattamente di che cosa sia successo dopo, di dove sia finito Lucifero. Invece di Lorber, Lorber ne parla. Allora, lui vi leggo. Si presentò dopo la caduta di Lucifero, perché Lucifero cadde insieme a tutta una schiera di angeli che l'avevano seguito, che avevano condiviso questo progetto di ribellione e di assunzione di potere al posto di Dio. Sorse così un conflitto, qua sto leggendo il testo, cioè la separazione delle parti, che fece sì che il potere da me, Dio parla sempre in prima persona, conferito a Lucifero, fosse ritirato ed egli rimase con i suoi seguaci privo di potere e forza creativa. Si presentò naturalmente il problema. Cosa accadrà ora di questo esercito di caduti, che sono come morti, cioè inattivi? C'erano due vie. La prima era questa: che
annientare Lucifero col suo seguito, per crearne poi un secondo, che però probabilmente avrebbe compiuto il medesimo errore. Non era una difficoltà creare delle macchine in grado di eseguire i miei ordini senza volontà propria, ma non era questo lo scopo. Per ottenere la luce dell'autocoscienza, la via seguita fino ad allora, cioè quella della libertà, era l'unica. Questo è un passaggio che mi piace moltissimo. In che modo però Lucifero, la cui caduta era avvenuta a causa di un errore, si sarebbe in seguito conquistata la possibilità di rimediare a questo errore? E dove sarebbe la mia saggezza se io non avessi conosciuto e previsto fin dall'inizio la possibilità di una caduta? E soprattutto, dove sarebbe il mio amore se esso non avesse rinunciato alla distruzione, trovando anzi nella saggezza un mezzo per ricondurre gli esseri perduti alla luce della conoscenza? Non rimaneva dunque che la seconda via, quella che vedete realizzata nella creazione materiale. Questo è un punto molto importante. Per questo fu creato il mondo materiale, l'intero universo, l'uomo. In lui, a seconda del grado della loro malvagità, gli spiriti furono rivestiti di materia, esposti a lotte, tentazioni e dolori, in primo luogo per portarli gradualmente, attraverso queste condizioni di vita, alla comprensione dei loro errori, e in secondo luogo per dare inizio in questo modo anche al loro volontario ritorno. Ovunque, infatti, per prima cosa vale il principio di libertà. E il principio di perfezionamento viene come secondo, quindi la libertà in primo luogo. Tutta la creazione visibile consiste soltanto di particole del grande spirito di Lucifero e del suo seguito caduto e bandito nella materia. Quindi noi siamo quegli angeli che cadono, i discendenti di quelli che caddero insieme a Lucifero. E ancora dice il Signore: vedete dunque che cosa io faccio a causa di un unico angelo superbo. E io vi dico che non sarebbe mai stata creata la terra, né il sole, né nessun'altra cosa materiale se quest'unico fosse rimasto sottomesso. Nella crescita dei miei innumerevoli, imperfetti figli, nella loro crescente capacità di conoscenza, nel loro perfezionamento, nella loro sempre più elevata attività, è insita la mia più alta beatitudine. La vostra gioia per una più perfetta capacità conquistata, con fatica, è anche la mia gioia. Questo è un brano che andrebbe riletto, infatti l'ho letto parecchie volte, l'ho anche tradotto, che mi commuove sempre a pensare della grandiosità di questo progetto divino che per recuperare l'angelo caduto e tutto il suo seguito crea questa enorme creazione materiale nella quale noi siamo ospiti e protagonisti per dare inizio al nostro volontario ritorno, cioè noi siamo qui. Discendenti di quegli angeli caduti, provvisti di libertà, e questa è la prima cosa importante che noi dobbiamo avere, la libertà, e quindi lui parla del nostro volontario ritorno, e quindi cadute infinite, vite sbagliate, errori di ogni tipo, fino a che volontariamente non torneremo a Dio. Con pazienza infinita, attraverso tempi che per noi sono inimmaginabili, percorre questo grandissimo cammino che può essere percorso sia qui sulla terra che, dice l'orbe, anche nell'oltre, perché anche nell'oltre ci sono infinite possibilità di perfezionamento e di crescita. Ancora dice, scrive l'orbe, che i tempi in cui questo avverrà sono per noi inimmaginabili. E all'orbe fu detto, perché lui forse chiese quando avverrà tutto questo, quanto durerà, e la voce gli rispose: è cosa che non potrà mai essere definita secondo il computo degli anni terreni, e se anche io rendessi noto il numero, tu non riusciresti mai a capirlo. Quindi una vita lunga e faticosa, una via, non una vita, una via lunga e faticosa che però porterà a Dio, perché non è prevista una pena infinita. E vedo qua una domanda: come si chiama il libro? Il libro di cui traggo queste note è mio, l'ho scritto io, si chiama I grandi iniziati del nostro tempo, delle edizioni mediterranee, e in questo libro ho messo 15-20 ritratti di personaggi, alcuni dei quali presenterò nel corso di queste lezioni, e Jacob Lorber è il secondo del quale parlo, il primo era Swedenborg, è messo cronologicamente, l'ultimo è Viktor Frankl, che è uno psichiatra del nostro tempo che è morto pochi anni fa. Quindi
quindi arriviamo dall'800, anzi da prima, dal 700 con Swedenborg, l'800 con Lorber, poi via via avanti verso il 900, maggioranza sono del 900, c'è anche Carl Gustav Jung che considero un grande iniziato, quindi il libro si chiama così, I grandi iniziati del nostro tempo, penso che se qualcuno è interessato va su internet, lo trovo, lo chiede, le edizioni mediterranee di qualche anno fa, però è un libro che è stato ristampato molte volte perché molte persone mi hanno detto che le ha aiutate a trovare magari il tipo di insegnamento più adatto a loro, perché tutti questi iniziati di fondo battono pari, se andiamo a vedere il nocciolo del loro insegnamento, però attraverso forme diverse, esperienze di vita diverse, in tempi e luoghi diversi, quindi sono voci diverse ma non dissonanti, sono voci che alla fine si ricongiungano in un insegnamento che può essere considerato unico, cioè per me fondamentale è il discorso che tutti fanno della necessaria via di perfezionamento, del non vivere in maniera passiva, di darsi veramente da fare per crescere, di utilizzare bene il tempo nel quale viviamo, di non sprecare questo tempo, di non vivere in maniera ignava e passiva. E quindi è un insegnamento che viene da tutti attraverso le loro diverse situazioni di vita, di epoca, di nazione, di cultura, però l'insegnamento che ritorna è questo. E anche questo, occupandomi da tanti anni di questi temi, sono sempre andata cercando le convergenze significative, possiamo chiamarle, cioè convergenze che vengono da situazioni o da persone o da stati d'animo o da tempi diversi, però ritroviamo lo stesso tipo di insegnamento, magari espresso con parole diverse perché l'epoca era una, diversa dall'altra, esprimendosi in modo adatto al pubblico che avrebbe ascoltato, alla popolazione che c'era incontro, però il nocciolo è quello che bisogna guardare, almeno per la mia esperienza e per il mio sentire. È il nocciolo dell'insegnamento che è importante sentire. Infatti, per esempio, tra questi due personaggi che finora ho brevemente presentato, Swedenborg e Lorber, io non vedo, a distanza da loro di un secolo e mezzo di vita, non vedo una discordanza, perché di fondo ci parlano tutti di questa necessità di crescere, di andare avanti, di diventare migliori. Fondamentalmente, poi quello lo disse Jung anche con parole moderne adatte a noi, e lui parlò del principio di individuazione, cioè di tirare fuori da noi tutto quello che c'è e portarlo a manifestazione. È la stessa cosa che dice anche Swedenborg, la stessa cosa che dice Lorber, che ne abbiamo parlato adesso. Cioè, Lorber parla di questo in termini quasi teologici, del volontario ritorno dell'angelo caduto, della sua schiera di angeli ribelli, di cui noi siamo i discendenti, che facendo queste esperienze facciamo un ritorno a Dio, e lui segna un cammino evolutivo che ci riporta gradualmente a Dio. Magari occorreranno molte vite perché il livello di partenza era molto basso, però ci arriveremo, e viene assicurata per tutti, la differenza è i tempi. Qua c'è un'altra domanda. Cosa succede? Chi vive passivamente a causa di delusioni di ogni genere? E lo so, bisogna farsi coraggio, bisogna, sapendole queste cose, secondo me, sapendo, ci si fa coraggio con più facilità, cioè con meno difficoltà, ecco, esprimiamola così. Sapendo che il nostro compito è questo e che le difficoltà, le delusioni sono, ne parleremo a proposito di Steiner, che ne parlerò magari tra un paio di settimane, di Rudolf Steiner, che lui parla anche lui di questo processo che bisogna fare per ritornare a Dio, e parla lui delle divinità, degli ostacoli, cioè delle difficoltà che ci vengono poste affinché diventiamo più forti. Lui dice, Steiner, anticipo un momento, ma poi ne parleremo più a fondo, che tirando un carro, se il carro è più pesante, i muscoli nostri si rafforzano. Se dobbiamo portare un peso leggero, non, la stessa cosa non accade. E lui dice che è lo stesso con le difficoltà che abbiamo nella vita. Cioè, se noi dobbiamo attraversare delle difficoltà e riuscire, prima o poi tutte le abbiamo, se riusciamo a superarle, se riusciamo ad andare oltre, maggiormente si rafforzano i nostri sensi spirituali, le nostre energie spirituali. Qua c'è un'altra domanda: chi soffre di ansia o depressioni fanno parte degli ostacoli sul cammino, ma se una persona non riesce a uscirne, questo lo capisco, io però
Penso che la consapevolezza è già un modo per uscirne. E poi oggi, grazie a Dio, disponiamo di terapie, di cure anche chimiche che aiutano molto a uscire dalle depressioni. E io credo che sapere interiormente certe cose ti aiuti a saltarne fuori, cioè a migliorare la tua situazione. So che io, grazie a Dio, non ho mai sofferto di depressioni. Però ho avuto vicino persone che hanno avuto questo problema e so quanto sia duro e quanto sia difficile. E quanto ti sembra di non avere più scopo nella vita, ti sembra che nulla ti serva. Però sapere che questo è possibile, che anzi è necessario farsi forza per andare avanti, perché il nostro scopo è un altro. Penso che possa dare una mano. C'è un'altra domanda. Dunque, per l'orbe gli umani sarebbero figli di Lucifero? Dio utilizzerebbe noi umani per riportare Lucifero al cielo? Sì, qualcosa del genere. Noi saremo discendenti di Lucifero e della sua schiera di angeli, un'innumerevole schiera di angeli caduti insieme a lui. E quindi lui disse, Dio, c'è cioè questa frase che vi ho letto prima. Vedete che cosa io faccio a causa di un unico angelo superbo? Non era unico, lui era il capo di tutti, però c'erano tanti altri angeli. Io vi dico che non sarebbe mai stata creata la terra, né il sole, né nessun'altra cosa materiale se quest'unico fosse rimasto sottomesso. E dice il Signore, nella crescita dei miei innumerevoli imperfetti figli, nella loro maggiore capacità di conoscenza, nel loro perfezionamento e nella loro sempre più elevate attività, è insita la mia più alta beatitudine, la vostra gioia per una più perfetta capacità conquistata con fatica e anche la mia gioia. Ed è un discorso importante quello che ha fatto prima e che sottolineo, cioè che il principio di libertà viene per primo e quello di perfezionamento viene per secondo. Cioè è più importante esercitare la propria libertà anche se momentaneamente ti porta sulla via sbagliata, piuttosto che volere a tutti i costi e senza autentica partecipazione interiore andare avanti. C'è un'altra domanda, noi siamo venuti per avere delle esperienze già programmate, dov'è il libero arbitrio? No, non sono programmate le esperienze, io non credo che siano programmate. Certo, sembra programmato il nostro essere qui, nel senso che noi nasciamo in un certo tempo, in una certa famiglia, in un certo ambiente, questo sì, questo senz'altro. Però il libero arbitrio è sempre presente e in qualunque condizione noi ci troviamo, bellissima, bruttissima, qualunque cosa, l'esercizio del libero arbitrio ci porta a uscirne o a migliorarci o a peggiorare o insistere in certi. Non è detto che chi nasce in situazioni apparentemente fortunate, come censo, come famiglia, come ricchezza, come epoca, come intelligenza, sia il più fortunato, perché si vedono, si sono purtroppo visti i casi di persone nati, come si dice, con tutte le fortune e che poi invece ne hanno fatto un pessimo uso. Questo è proprio l'uso. E persone che invece nate in situazione modesta, che si sono andate ad affare e hanno ottenuto buoni risultati. E un'altra domanda: non trovo che venga data troppa importanza dall'orber a Lucifero nella Genesi e Cosmogenesi? Non è l'orber, è quello che gli viene dettato. Cioè, dettato questo principio che la creazione materiale è dovuta alla caduta, caduta dalla quale anche nella Divina Scrittura viene dato tantissima importanza, e proprio all'inizio della storia dell'uomo c'è la caduta di Lucifero. E i messaggi di l'orbe fanno un ulteriore passo avanti dicendo che la creazione materiale è stata creata apposta per riportare queste schiere cadute grazie al libero arbitrio che Dio aveva dato loro, riportarle volontariamente anche in tempi inimmaginabili a Dio. Qua c'è una parola gentile, grazie Paola per la sua competenza, le sue parole di conforto e la sua saggezza. Vorrei essere saggia, eh? Non è che lo sono sempre, sono una persona come tutte le altre, però ho avuto la fortuna di lavorare in questo campo. E quindi di avere tutti questi personaggi. Devo dire che questa cosa mi ha aiutato la conoscenza del tedesco, che io non capivo perché mai
mi fossi trovata da bambina alle medie in una classe di tedesco senza sapere chi ringraziare, che era la più difficile come lingua, e poi quando sono andata a tedesco perché era l'unica lingua di cui sapevo qualcosa, poi mi è venuto a piacere, all'università ho continuato questa lingua, mi sono laureata in letteratura tedesca, sempre chiedendomi come mai sto tedesco. E in realtà poi è risultato utilissimo perché molte delle ricerche che ho fatto sono state legate alla lingua tedesca, ai personaggi che avevano a che fare, so, anche cattedre di parapsicologia, una delle più importanti, una delle poche peraltro, sono a Friburgo in Germania, quindi il materiale che viene da lì è in tedesco. Tante cose che venivano, adesso si usa più l'inglese, che venivano dai paesi dell'est venivano in tedesco. Qua c'è un'altra, il libero arbitrio potrebbe essere, da Anna, libero arbitrio potrebbe essere intesa anche come la scelta di vita che noi facciamo prima di nascere. Lorber non lo dice. Però certamente sì, questo arriva da tante altre fonti, che prima di nascere si fanno delle scelte in base alle necessità evolutive, in base a quello che è necessario. E mi ricordo un mio vecchio amico che adesso non c'è più, che è il Conte Mancini, che era una persona 40 anni più di me, e comunque è stato un grande amico, una persona nato conte, ricco, ingegnere, l'unico suo dispiacere non aver avuto figli, da un matrimonio peraltro molto felice, e aveva tutte queste fortune, era anche un bellissimo carattere, e lui credeva nelle nostre cose, è stato un pioniere della transcomunicazione strumentale. E quindi lui diceva, ma ehi, conte è arrivato a 90, è morto a 95 anni, una roba così, sempre in buone condizioni. E gli diceva, ma lei che cosa pensa di tutte queste fortune che ha avuto, la salute, la lunga vita, la ricerca, la famiglia nobile, il censo, tutto? E lui tutto tranquillo dice, ma si vede che me lo sono meritato nelle vite precedenti. Lui era convinto di questo, cioè di cogliere quello che si era meritato, cioè di avere bisogno forse di un'esperienza di quel tipo. Di un'esperienza agiata, comoda, eccetera, che gli consentisse di fare delle ricerche. Infatti, lui non è stato mica fermo, è stato veramente sempre molto, molto attivo nel campo della ricerca di confine. Qua c'è una domanda molto triste di Mary: la morte di un figlio mi dice come si fa ad accettarla e superarla? No, questa è veramente la cosa più terribile. Io ho avuto tanto a che fare con i genitori che hanno perso i. Paio di libri su questa situazione, siamo inventati per loro il congresso di Cattolica che continuiamo a tenere tutti gli anni, speriamo di riuscire a farlo anche questo settembre, se la situazione sarà possibile. E lo so, io ho due figli, adesso ho anche cinque nipoti, penso che debba essere la cosa più terribile, è certamente una grandissima prova, però si può pensare che i nostri figli. Come diceva Gibran, non sono i nostri figli, ma sono frecce lanciate dal nostro arco e quindi hanno il loro progetto di vita. Può darsi che del loro progetto di vita facesse parte una vita breve, che fosse anche una prova per loro e anche per i genitori. Tutto legato. Io credo che sia tutto legato. Certo, difficilissimo da accettare, perché noi siamo fatti di materia e quindi abbiamo bisogno delle nostre sicurezze e quella dei figli è veramente. Puoi sopportare, sei pronto a ogni tipo di abbandono, quello dei genitori in prima linea sono più grandi di noi, quello dei fratelli, dei coniugi, eccetera, ma quello dei figli no, perché i figli sono più giovani. Però mettendolo in quest'ottica della prova, del progetto di vita dei nostri figli che non è il nostro, ecco, può darsi che si riesca a ottenere. E poi con i genitori abbiamo avuto tante prove di contatti, di possibilità di contatti. E con sensitivi seri, i genitori stessi a volte, soprattutto le mamme, hanno dimostrato di riuscire a stabilire il contatto perché tutti abbiamo un po' di sensitività e a volte è la sofferenza che la scatena. Mi ricordo una mamma che aveva rivelato dopo la morte del figlio la capacità di scrivere medianicamente, che mi disse: è come togliere il tappo a una bottiglia di spumante, cioè fino ad allora. Questa sensitività era rimasta come bloccata perché non c'era stato bisogno, necessità di manifestarla e con questa sofferenza si è manifestata. Ho notato diversi casi. Volevo dirvi che ormai il nostro tempo si sta concludendo. Un'ultima frase, un'ultima citazione da.
dall'Orber. Leggo prima questa frase di Silvia che mi dice: ci sono delle testimonianze vere e convalidate, basta saper discernere, è vero. Testimonianze in tutti i campi, discernere è molto importante. Allora, ancora una voce riguarda le tribolazioni che si riallaccia al discorso che stiamo facendo noi in questo momento. Si riallaccia alle tribolazioni che l'uomo deve sopportare sulla terra. Che fu fatta dall'Orbe stesso questa domanda: il perché di queste sofferenze che prima o poi tutti, più difficili e di sofferenza? E la voce ha detto all'Orbe queste parole: con le sofferenze io rendo miti i popoli, li strappo alla follia di credere che i desideri mondani tesi solo al piacere siano la prima cosa che l'uomo deve cercare. Io insegno loro, purtroppo attraverso esperienze dolorose, la caducità dell'umana presunzione, della fama mondana e dei beni mondani, e mostro loro l'eterna durata dei valori spirituali. Così avviene al singolo, ai popoli, ai dominatori e ai sacerdoti. A tutti mostro che sopra di loro c'è qualcuno che lascia sì fare loro quello che vogliono, ma che tiene lui solo nelle mani le fila dei concatenamenti e dei rapporti e che sa volgere al bene dell'umanità e anche del singolo ogni cosa, anche la più cattiva che l'uomo compie. Io credo che questo sia un bel modo per chiudere questo discorso. Allora, questi non sono stati che brevissimi stralci tra le migliaia e migliaia di pagine che Lorber ha scritto e che ho cercato di sintetizzare naturalmente nel libro molto di più di quello che vi ho detto adesso. E teniamo presente questo personaggio umile, umilissimo, che ho descritto, che attraverso questa chiamata che gli arrivò mentre stava per andare a fare tutt'altro, che fra l'altro gli piaceva, lo coinvolgeva, gli interessava, lo portò spontaneamente, senza un momento di ripensamento, a rinunciare a tutto e a dedicare i 24 anni di vita che gli rimasero a scrivere tutte queste cose. Come minimo è certamente una situazione molto, molto insolita. E una chiamata talmente forte che è stata dedicata, che dopo la sua vita è stata dedicata a questo. Rinunciò a tutto, non si sposò, non andò a Trieste, non fece questa carriera musicale che lui si sarebbe aspettato. E quindi anche solo questo è un segnale di autenticità, almeno umana. Di quello che lui percepiva, ma senza un'esitazione. Abbiamo questo libro del suo amico poeta Ritter von Leitner, che io ho, un piccolo libro, che lui che di Lorber di sé non ha detto praticamente quasi niente. Quello che sappiamo di lui l'ha riferito il suo amico in questo libro in cui racconta la vita di Lorber, che io ho sintetizzato poi nel mio testo e ancora più sintetizzato parlandone con voi. E lui ebbe proprio questa vita modestissima per 24 anni, pensate, per 24 anni di passare la vita a scrivere queste cose, delle quali con reverenza riconosceva la sublimità, l'infinita superiorità a quello che lui avrebbe potuto scrivere. D'altra parte, i suoi amici hanno fatto testimonianza che in casa sua non c'era altro che la Bibbia. Abbiamo parlato all'inizio di questo, mi ha molto colpito questo, tutte queste previsioni di tipo scientifico che lui ha fatto sulla natura della luce, tutti gli strumenti di cui ha preconizzato l'invenzione, la natura dell'universo, la teoria evoluzionistica, tutto questo. E lui naturalmente scriveva per obbedienza, però non capiva neanche lui quel che andava scrivendo. E si rasserenò quando la voce gli disse: non è per te, non è per voi di quest'epoca, è per l'uomo del 2000 che capirà. E capendo, dovrà capire anche che in quello che io ti scrivo, ti faccio scrivere dal punto di vista spirituale, c'è altrettanta verità. Questo è il discorso. E quindi ve lo propongo. Naturalmente, come vi parlo anche un po' della mia esperienza, io ho ammirato molto Swedenborg, ho ammirato molto Lorber, ho ammirato molto altri personaggi, ma non mi fermo mai a nessuno, cioè prendo di bello quello che ognuno di loro mi sa dire e poi vado avanti, poi ne cerco degli altri e cerco le coincidenze, le connessioni tra un insegnamento e l'altro.
E questo mi ha portato, diciamo, a una maggiore serenità a livello personale, perché io certamente ho intrapreso questa ricerca per un'esigenza mia personale e non è finita, io la chiamo una ricerca infinita questa, perché non finisce mai. Quando scopri qualche cosa, poi ne scopri ancora delle altre, ti viene il gusto di andare oltre e di scoprire ancora, quindi da un personaggio passi all'altro, trovi un riferimento. È anche una grande fortuna che ho avuto, considero una grande fortuna di aver avuto la possibilità di lavorare in questo campo e di avere questa grande curiosità. Con un po' la vocazione della comunicazione, cioè di raccontare queste cose o attraverso i libri, gli articoli, oppure ecco, con questo mezzo, in televisione qualche volta, per radio qualche volta, o adesso in questi ultimi tempi con questo mezzo. Ringrazio Focus, Enrico Ballantini che mi dà questo spazio e che anzi mi ha sollecitata. Anna Tamburini ha avuto l'idea che io parlassi dei grandi iniziati del nostro tempo, perché conosceva il libro e riteneva che potesse essere utile. Anna Tamburini Torre, che tante volte vedete qui. Quindi vi ringrazio tanto, abbiamo concluso il nostro tempo, ringrazio voi, ci diamo appuntamento tra 15 giorni, parleremo di un altro di questi personaggi. Se avete domande, sapete che potete farle via via che leggo. Anch'io c'è una domanda qui di Giulia, più che una domanda è un'affermazione. Anch'io ho appena scoperto Jacob Lorber, ho comprato quattro dei suoi libri, è illuminante. Sì, perché alcuni dei suoi libri cominciano ad essere tradotti, ne sono usciti alcuni. Quindi consiglio sempre, prima di leggere i libri, di informarsi su chi è l'autore, soprattutto in questi campi, di chi ha scritto, in che condizioni ha scritto, eccetera, eccetera. Dopo si gusta di più il materiale che viene proposto. Grazie a tutti e arrivederci tra 15 giorni con un altro iniziato. Grazie Enrico Ballantini che ci dà lo spazio e che mi ha guidato a questi lavori moderni, ma sono una guida preziosissima. Baci a tutti.